Piero Fassino, di fronte all'ennesima manovra che colpisce gli enti locali, i sindaci del Lanci hanno deciso di fare fronte comune. Ecco, quali sono le proposte che intendete avanzare? Noi pensiamo che non sia possibile continuare come si è fatto per 10 anni a concentrare lo sforzo di rientro al debito pubblico tagliando le risorse agli enti locali. Siamo arrivati a un limite al di sotto del quale non è possibile andare, perché gli enti locali sono messi nella impossibilità di erogare ai cittadini quei servizi fondamentali che le famiglie e le persone vogliono, dall'assistenza domiciliare agli anziani, agli asili nido, alle scuole materne, ai trasporti, alle politiche infrastrutturali o alle politiche culturali. Abbiamo avanzato delle proposte, chiedendo che lo sforzo di contribuzione intanto si rivolga verso coloro che in questi anni hanno contribuito di meno, in primo luogo lo Stato e le sue amministrazioni statali, parastatali e governative. Chiediamo che lo sforzo che si chiede ai cittadini non venga caricato su quelli che le tasse le pagano sempre e già hanno contribuito sempre in questi anni, ma verso chi le tasse o non le paga o le paga poco, in ogni caso è stato contributore molto marginale in questi anni, e quindi per questo proponiamo che nei provvedimenti ci sia una misura di prelievo sui grandi patrimoni. Chiediamo che vengano soppressi i tagli ai comuni e che ai comuni vengano dati gli strumenti per rivolgersi direttamente ai cittadini, per chiedere quella contribuzione che è necessaria, ma che è bene che sia chiesta dai sindaci. Chiediamo quindi maggiore flessibilità nelle addizionali, chiediamo che l'imposta municipale l'IMU, che doveva entrare in vigore nel 2014, entri in vigore nel 2012, chiediamo che si dia piena attuazione al federalismo fiscale, al federalismo demaniale, in ragione tale che i comuni abbiano gli strumenti per poter fare le loro politiche, anche rivolgendosi ai cittadini per chiedere una contribuzione, uno sforzo di partecipazione, ma un conto è che lo sforzo di contribuzione venga chiesto ai cittadini dai loro sindaci per obiettivi e finalità chiare, definite, che i cittadini possano verificare e controllare. Altro conto è che ai comuni si tagliano risorse, ai cittadini venga chiesto un generico sforzo contributivo da parte dello Stato senza che i cittadini abbiano la possibilità di sapere quei soldi dove vanno e per che cosa. Alcune settimane fa con il sindaco Virginio Merola avete definito lungo un possibile asse tra i sindaci del nord e del centro-sinistra i termini di una collaborazione tra il comune di Torino e quello di Bologna. Ecco, in cosa consiste? Beh, il 6 settembre noi avremo una prima riunione dei sindaci delle città capoluogo delle regioni del nord. Sindaci in gran parte di centrosinistra, ma non solo, per esempio il sindaco di Aosta non è espressione di una giunta di centrosinistra. Abbiamo convocato una riunione istituzionale dei sindaci delle regioni, delle città capoluogo di regione del nord, come primo momento per confrontare le nostre idee, le nostre opinioni, avviare un coordinamento delle nostre politiche in una logica nuova, non più un nord che si illude di essere autosufficiente, addirittura coltiva idee di separatismo, di secessione, ma un Nord che usa la sua maggiore forza sia per affrontare i suoi problemi sia per contribuire a tirare fuori l'Italia dalla crisi. Come si vede questa crisi da quella che è una capitale, anche un luogo simbolo dell'industria italiana come Torino? Se ne vedono le tante facce, certamente anche Torino soffre di una crisi economica e sociale che si traduce in una minore espansione produttiva, in calo dell'occupazione, in inoccupazione e disoccupazione giovanile, in riduzione del reddito di molte famiglie. Al tempo stesso Torino, così come tante altre realtà del paese, è una città piena di risorse e di energie che, se messe a frutto, possono consentire di guardare al futuro con la speranza di dare soluzioni ai problemi e di portare il paese fuori dalla crisi. Naturalmente tutto questo chiede una guida politica adeguata, chiede una guida politica capace di mobilitare l'energia dell'intero paese e dare il senso di uno sforzo collettivo in cui ciascuno possa riconoscersi. Questo oggi non c'è, se ne sente fortemente la mancanza, la crisi italiana è più grave di quella di altri paesi proprio per la debolezza della guida politica del nostro paese. Abbiamo il dovere di affrontare anche questo nodo, lo abbiamo detto, serve non solo una manovra economica e finanziaria giusta, diversa da quella ingiusta proposta fin qui, ma serve anche una guida politica diversa da quella che l'Italia ha avuto in questi anni.